Ciao a tutti e bentornati in Tessinam Condivision, che bello dirlo, ebbene sì, siamo tornati, o meglio sono tornata, questa volta con una persona in meno, che finalmente ripartirà Condivision, come al solito due volte al mese, siamo carichissimi, siamo prontissimi per dare il via ad un nuovo inizio. Saranno davvero tantissime novità sia sul nostro catalogo Tessiland, che come sapete è in continuo aggiornamento e pullula ogni volta di novità, e sia per quanto riguarda la rubrica di Tessiland Condivision, che nel corso delle puntate si riempirà sempre più di novità, di cambiamenti. Quest'oggi parleremo in particolare delle foto che hanno ottenuto più mi piace durante questi ultimi 4 mesi. Ebbene sì, dopo una piccola pausa estiva partiamo carichissimi da settembre. Ebbene sì, da settembre, ottobre, novembre, dicembre vedremo le foto che hanno ottenuto più mi piace. Partiamo subito con la prima foto. Anzi, prima ancora, partiamo con lei. Ebbene sì, la sigla! Subito con la prima foto, vale a dire quella di settembre. Sapete qual è la foto che ho ottenuto più mi piace durante questo mese? Chi ho contattato lo saprà già. Ebbene sì, parliamo di Elena Pinna. Questo cappotto gli è piaciuto davvero tantissimo. L'abbiamo contattata, ci ha scritto e ci ha detto che cosa ha utilizzato. Si è ispirata alla tecnica da planet pooling, seguendo gli insegnamenti della Fata Tuttofare, e poi ci ha dato anche una sua descrizione tecnica affinché anche voi possiate realizzare questo cappottino. Vediamo. Ha creato un pannello per la parte posteriore tenendo conto della misura della sua circonferenza, sia per quanto riguarda il seno che per quanto riguarda i fianchi, diviso per 2, e ha aggiunto anche alcuni centimetri per avere una vestibilità più comoda e anche più lunga. Poi ha realizzato 2 pannelli anteriori dividendo la misura del pannello posteriore, passando poi all'assemblaggio, cuciture sulle spalle lasciando liberi i pannelli e soprattutto per ritagliare i centimetri necessari utili per il collo. Ha cucito poi i fianchi lasciando liberi gli scalfi per le maniche. Successivamente poi ha realizzato le maniche facendo 2 pannelli della stessa misura degli scalfi e ha cucito il tutto, realizzando appunto il progetto che avete visto. Ha ripreso a punto basso i punti sul collo e con giri di andata e ritorno ha creato il colletto. E proprio per concludere ha rifinito il tutto ripassando su tutti i lati a punto basso, e poi ha concluso ringraziandoci e apprezzando come sempre con delle bellissime parole i nostri articoli, e noi non possiamo che ricambiare e farle ovviamente i nostri complimenti per essere la foto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di settembre. Adesso invece passiamo al mese di ottobre. Inizia a fare un po' più freddo, infatti parliamo di un progetto realizzato da Lorella Marinari. Infatti questa sciarpa è stata la creazione che ha ottenuto più mi piace durante il mese di ottobre, realizzata con il Bravissimo. Abbiamo provato a contattarla ma purtroppo non ha avuto modo di risponderci, quindi non possiamo dare dei dettagli tecnici in più, ma sicuramente possiamo complimentarci per il risultato ottenuto e ovviamente anche per la sua creazione. E facciamo un salto e passiamo invece adesso al mese di novembre. Cerchiamo di andare rapidamente e poi sicuramente nelle puntate successive potremo soffermarci un po' di più. Nel mese di novembre invece la foto che ha ottenuto più mi piace è quella di Alessia Pasqualitto. Ebbene sì, lei ha realizzato questo poncho con vediamo cosa. Ci ha inviato un vocale, quindi io qui mi taccio e lo ascoltiamo insieme. Ciao a tutte e a tutti, mi chiamo Alessia. Voglio ringraziare Tessiland per questa opportunità e coloro che hanno apprezzato il mio lavoro. Questo progetto nasce dall'esigenza di avere un capo da indossare nella mezza stagione che fosse caldo e soprattutto pratico, e quindi ho pensato ad una mantella. Per realizzarla ho avviato delle catenelle che ho poi lavorato successivamente a maglie alte. Ad ogni giro ho inserito degli aumenti fino al raggiungimento dell'ampiezza desiderata. Al termine ho fatto un colletto formato da maglie alte a rilievo alternate, e stessa cosa per i fini riquarti anteriori, ed infine ho aggiunto dei bottoni per diversificarla un pochino dalla classica mantella.
Il filato che ho utilizzato è il meraviglioso Bolli nella variante Provenza, che ho lavorato con l'uncinetto numero 6. Questo filato è morbidissimo e scorrevole nella lavorazione, ma devo dire che con il primo lavaggio questa morbidezza è esplosa ancora di più, quindi sono pienamente soddisfatta. Ringrazio ancora Tessiland e grazie e ciao! Che dire, grazie mille Alessia, complimenti ancora e ci vedremo chissà al prossimo progetto. E infine concludiamo con la foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di dicembre. Parliamo di un'altra Elena, questa volta però di Elena Cassarino, che ha utilizzato, ebbene sì, anche lei il gomitolone. Vediamo nel dettaglio quale. Elena ci ha raccontato che ha realizzato questa creazione per creare un abbinamento ad un cappotto nuovo appena comprato. Ci ha inviato oltretutto anche un vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Buongiorno, sono un po' timida. Io abito in un paesino vicino Monza e mi sono trovata benissimo con il filato, appunto il bravissimo. Ho usato un uncinetto del 4. E sono due pannelli poi cuciti e uniti, quindi possono essere taglia S, M, L, dipende da quanto si fanno grandi i quadrati. E niente, è stata una cosa di mia fantasia. Sì, certo, i punti un po' li ho copiati da lavori fatti magari dalla fata tutto fare. E niente, il filato mi piace tantissimo, poi sono contenta che adesso avete fatto anche il bravissimo Lurex. E niente, di quantità di bravissimo ne ho usato forse 400 grammi, ma neanche, e basta. Saluto tutte, vi ringrazio tutti e basta, un bacione a tutti, grazie mille. Ringraziamo Elena, a maggior ragione proprio perché ci ha detto di essere timida, ma si è comunque sbilanciata, fatta forza, ha avuto coraggio e ci ha inviato questo vocale, quindi noi non possiamo che ringraziarla nuovamente e farle ovviamente i complimenti per la foto che ho ottenuto più mi piace nel mese di dicembre. Bene, viste queste foto non temete, perché ovviamente vedremo anche la foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di gennaio, ma semplicemente lo faremo nella prossima puntata di Tessiland Condivision. Ebbene sì, perché come abbiamo detto Tessiland Condivision riprende i suoi consueti appuntamenti due volte al mese, divisi per argomenti. Quest'oggi vogliamo anche, in vista proprio del nuovo anno, ricordarvi un paio di cosette. Innanzitutto la raccolta dei punti fedeltà. Siete state in tantissime ad usufruire di questa raccolta punti alla conclusione dell'anno e ovviamente più che meritato, noi non possiamo che esserne felici. Ma vi ricordo che appunto è ricominciata, per chi non lo sapesse, Tessiland omaggia coloro che acquistano sul nostro sito dando un punto fedeltà ogni 10 euro di ordine, esclusi ovviamente spese extra quali contrassegno, spedizione Speedy, e accumulando questi punti è possibile ricevere dei buoni sconto. Esattamente, gli step da raggiungere sono 30, 50 e 80, che corrispondono ad uno sconto di 30, 60 e 100 euro. Voglio dire, non poco. Buoni che potrete voi stessi richiedere in qualsiasi momento, come, ve lo dico subito, accedendo al vostro account e in particolare sulla pagina relativa ai miei punti fedeltà. Lì vedrete il riepilogo di ogni punto fedeltà, quanti ne avete, quando sono stati emessi, in relazione a quale ordine. E una volta che avrete messo il buono, mi raccomando, occhio, perché il buono ha una scadenza di 30 giorni, così come la raccolta punti. La raccolta punti infatti scade l'ultimo giorno di ogni anno, in questo caso il 31 dicembre 2023. Poi non dite che non ve l'avevamo detto. Potete comunque, come vi dicevo, controllare sul vostro account in qualsiasi momento. Ovviamente potete però contattarci per qualsiasi informazione, per chiarire qualsiasi dubbio, a noi del servizio assistenza, che sia tramite chat, la chat del sito, o che sia tramite mail scrivendoci all'indirizzo info@tessiland.com, oppure che sia ovviamente tramite il telefono, o perché no anche tramite WhatsApp, nel quale ci potrete inviare anche le varie foto, tutte le richieste. Insomma, noi dell'assistenza ci siamo sempre per voi ed è un piacere per noi aiutarvi. Chiarito questo, per dare un altro servizio sempre sotto il punto di vista dell'assistenza, vi ricordo un'altra cosa fondamentale, vale a dire la newsletter. Allora parliamone.
Se volete partecipare a questa bomba, a questo tsunami di offerte che Tessiland propone, iscrivetevi alla newsletter. Nel box informazioni c'è il link per compilare il modulo, quindi compilatelo qualora non l'aveste già fatto e iscrivetevi, perché così potrete ricevere tante offerte, credetemi, sono diverse, a volte sconti, a volte mystery box, a volte gomitoli gratuiti. Ma adesso concludiamo, ebbene sì, concludiamo, e io come al solito vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube, così da essere sempre aggiornati su tutti i nostri video, che sia Tessiland News, che sia Tessiland Condivision, che sia Come Fare, insomma tutti i video presenti su questo canale, ma di seguirci anche su tutti i nostri social, vale a dire Facebook, la nostra pagina Meglio di Maya, ma anche Pinterest, Instagram e TikTok. Ci stiamo divertendo tantissimo con questi video, mi auguro che possiate apprezzarli, e ovviamente interagite con noi su tutti i social, su Meglio di Maya, sulle foto, perché davvero, insomma, la vostra fedeltà verrà premiata. E io basta, concludo qui. Però vi dico prima una cosa, siccome me l'avete chiesto in tante, dentro questa pancia che cosa c'era? C'era una bimba, tenerissima bimba. Siamo tutti bene, è andato tutto ok e basta. E grazie mille per coloro che mi hanno fatto gli auguri, hanno mandato dei messaggi, grazie, grazie davvero. Detto ciò, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tessiland Condivision. Noi ci vediamo, guardo di qua, guardo di là, alla prossima puntata. Ciao!